In natura esistono insetti che amano fare molto rumore. Immagina di essere a un concerto rock. Un cantante urla a squarciagola nel microfono e i chitarristi emettono accordi assordanti. Ogni suono è amplificato da altoparlanti giganti. La sensazione è che la musica ti attraversi il corpo. Ecco, una sensazione simile si prova trovandosi vicino a uno sciame di cicale. Queste creature creano un suono tintinnante e squillante con l'aiuto di membrane vibranti sullo stomaco. Il risveglio delle cicale è sempre una sorpresa. Ogni giorno ci si può svegliare sentendo il loro forte frinire. Le cicale si riuniscono in grandi sciami, volano per le strade e coprono auto, alberi ed edifici. Si sentono per settimane, poi arriva il silenzio. Le cicale scompaiono all'improvviso così come sono apparse. Il verso della cicala può essere piacevole o dannoso per le orecchie, a seconda della specie. Può essere melodico e accattivante. Quando milioni di cicale cantano nella foresta, il suono assomiglia a quello di un aereo a reazione o di una sega circolare in funzione. Alcune persone non lo sopportano e scappano, ma molti dicono che sia un suono piacevole, che ti circonda da tutti i lati, una sensazione piuttosto insolita. Fanno questo rumore per attirare i partner o per avvertire le famiglie di un pericolo. O forse lo fanno per divertimento. Il motivo di tanta gioia è il loro ciclo vitale. Le cicale trascorrono diversi anni sottoterra e poi escono cantando nelle ultime settimane di vita. Quello che fanno sotto la superficie è uno dei misteri più interessanti per gli scienziati. Le cicale sono insetti fisicamente forti, con grandi occhi e ali uniche. Parleremo più avanti della loro unicità, ma per ora cerchiamo di capire perché questi insetti sono così fantastici. Esistono circa 3.000 specie di cicale, ma tutte si dividono in due gruppi, quelle annuali e quelle periodiche. L'annuale è un tipo comune, si possono trovare in tutto il mondo. Vivono da 2 a 5 o più anni e hanno un normale stile di vita da insetto. Volano, bevono la linfa degli alberi e friniscono. Le cicale periodiche vivono solo in Nord America, nelle regioni centrali e orientali degli Stati Uniti. Possono scomparire dalla faccia della terra per poi ricomparire qualche anno dopo in un bosco e fare un rumore tale da sentirlo da lontano. Immagina di passeggiare nei boschi raccogliendo funghi e bacche. Poi il terreno comincia a muoversi e centinaia di migliaia di cicale si alzano in volo. Sono ovunque e sono molto rumorose. Ma non preoccuparti, non sono aggressive e non ti morderanno. Il ciclo di vita di questi insetti è diviso in tre fasi: uova, ninfe e adulte. All'inizio le femmine depongono diverse centinaia di uova in luoghi diversi. Le lasciano a terra, sui rami degli alberi e tra le sterpaglie. Poi, dopo 6-10 settimane, le piccole ninfe si schiudono e scavano nel terreno. Lì si nutrono dei fluidi provenienti dalle radici delle piante. Trascorrono 13 o 17 anni in queste gallerie sotterranee, poi fanno la muta del guscio ed escono. E lo fanno tutte nello stesso momento. È come se qualcuno desse loro un ordine e loro abbandonassero tutto per venire in superficie contemporaneamente. E dopo iniziano a frinire. Immagina di passare più di 10 anni in uno spazio angusto e buio per poi uscire in un mondo aperto e luminoso, dove vivrai per diverse settimane. Non c'è da stupirsi se le cicale friniscono così forte. Potrebbero anche aver trascorso una bella vita sottoterra e poi aver deciso di trascorrere il pensionamento all'aperto. Molto probabilmente la loro comparsa coincide con le condizioni naturali più convenienti. Aspettano che la temperatura del suolo diventi confortevole per la riproduzione ed escono fuori. Tuttavia, mentre il terreno si riscalda e si raffredda ogni anno, le cicale escono una volta ogni 13 o 17. Gli scienziati non sono in grado di fornire una spiegazione, ma potrebbe essere correlata ad altri animali. Le cicale sono creature piuttosto indifese. Uno sciame di milioni di cicale è un banchetto per molti abitanti della foresta. Ai gufi e alle volpi piace mangiarle, per esempio. Supponiamo che l'ecosistema della foresta si abitui al canto annuale delle cicale. In tal caso, i loro nemici distruggeranno rapidamente l'intera popolazione. Pertanto, le cicale escono quando nessuno se l'aspetta. Forse scelgono il momento in cui la crescita della popolazione di gufi e volpi è a livello più basso. Per evitare di incontrarli, le cicale aspettano diversi anni. Questa versione sembra avere un senso, ma qualcosa non funziona. Se le cicale lottano per la sopravvivenza in questo modo, perché non lo fanno tutte le specie? Le cicale annuali compaiono regolarmente nella foresta e sono parte integrante dell'ecosistema. Continuano a esistere nonostante la presenza di molti nemici. Perché quelle periodiche decidono di nascondersi? Uno sciame massiccio di cicale somiglia alle locuste, per cui molti le considerano parassiti. Ma a differenza di questi divoratori di colture, le cicale si nutrono solo della linfa degli alberi.
Non mangiano il mais, non distruggono l'orto e non mordono le foglie. Le cicale bevono il succo dei rami e delle radici, ma piuttosto raramente. Sì, un milione di cicale può danneggiare gli alberi col loro peso, ma il danno che causano non è paragonabile a quello delle locuste. Inoltre, le cicale ti daranno raramente fastidio. Potresti finire l'università e cambiare diversi lavori e le cicale saranno uscite dal suolo solo una volta. Inoltre hanno un aspetto piuttosto carino per essere degli insetti. Le loro ali hanno bellissimi disegni e i loro occhi sono enormi. Tuttavia possono ancora terrorizzarti, soprattutto se ne incontri uno sciame. La vita sottoterra sembra sicura, ma anche lì le cicale hanno i loro antagonisti. Il principale è un particolare tipo di fungo parassita che può penetrare nel corpo di una cicala e divorarla lentamente. Il fungo prende il controllo del corpo e trasforma l'ospite in uno zombie vivente. Questi parassiti hanno anche imparato a cambiare il loro ciclo vitale, seguendo quello delle cicale. In altre parole, il fungo rimane a lungo nel corpo dell'insetto senza fare nulla. Poi, quando la cicala esce in superficie, il parassita si sveglia e inizia a rovinarle la vita. Si nutre del corpo dell'ospite e lo costringe a diffondere spore del fungo in tutto lo sciame per infettare le generazioni future. Un altro tipo di fungo non aspetta che le cicale escano in superficie. Questi parassiti possono far sì che gli insetti infetti escano dal terreno prima del tempo, si arrampichino sui rami degli alberi e spargano le spore. A volte i funghi si sviluppano dalle cicale mentre sono ancora sottoterra. Sembra che le cicale non possano sopravvivere a nemici così pericolosi, ma la natura ha trovato un equilibrio. Alcuni tipi di funghi non distruggono i loro portatori. Vivono in simbiosi con le cicale. Il parassita ottiene una casa e la cicala probabilmente riceve nutrimento dal fungo. Per gli scienziati questo è un caso unico in cui i funghi abbandonano il loro stile di vita parassitario. Ogni volta che emergono in superficie, le cicale diventano più grandi. Questo accade perché le grandi città emettono molto calore e sostanze nutritive nell'aria, riscaldando l'aria di diversi gradi. Ciò contribuisce all'aumento delle dimensioni delle cicale, ma la crescita riguarda solo gli insetti che vivono in prossimità delle città. Le cicale che si nascondono in aree rurali con temperature più basse mantengono le stesse dimensioni. L'unicità delle cicale non sta solo nello sviluppo della loro vita, ma anche nella loro anatomia. Quando gli insetti diventano adulti, le loro ali si ricoprono di minuscole nanostrutture autopulenti, in grado di respingere l'acqua e distruggere i batteri. Medici, chimici e ingegneri vogliono utilizzare le proprietà delle ali di cicala per sviluppare nuove tecnologie in diversi campi. Un rivestimento con le nanostrutture delle cicale può aiutare a creare nuovi farmaci. Gli ingegneri vogliono utilizzare le superfici autopulenti delle ali, prive di riflessi, come rivestimenti per pannelli solari e altri sviluppi tecnologici. Quindi sì, le cicale ci aiutano molto.